Cari Mazzaresi, bisogna fare la differenziata. Ieri abbiamo iniziato con la zona 3, cosicché gran parte del territorio è già servito dal sistema di raccolta differenziata. Eppure abbiamo trovato numerosi cittadini che non hanno compreso il significato dell'azione che stiamo svolgendo. Abbiamo elevato numerosi verbali, ma non può essere questa la politica. Non comprendo la ragione per la quale i cittadini non vogliono comportarsi rispettando le regole che sono utili a tutti. Anche per i costi è necessario che noi intensifichiamo la raccolta differenziata e ci vuole la collaborazione dei cittadini. Ieri sera soltanto abbiamo elevato 15 verbali, 100 euro a verbale, ma 100 euro sono una somma ingente per molta gente. Ho visto gente di ogni ceto sociale, in un certo senso chiamato a sfidare quasi le istituzioni, mentre non si comprende che la raccolta differenziata serve anche al più umile dei cittadini. Pagare meno è una cosa che serve a tutti. Dopodiché bisogna anche tenere conto che se non facciamo la raccolta differenziata non abbiamo la possibilità di trasferire i rifiuti nella discarica di Trapani, con la quale abbiamo una continua tensione perché ci fa entrare sempre meno rifiuti. È necessario che noi si continui sulla strada della raccolta differenziata. Intensificheremo i controlli, ma ci vuole la vostra collaborazione.